C'è già la notizia, Civitanova ha perso una partita. Abbiamo perso, abbiamo avuto l'occasione di chiuderla nel terzo set, ce la siamo lasciata sfuggire, poi la partita si è un po' complicata per noi, chiaramente il ritmo del sestetto che ha giocato dal terzo set in avanti è chiaramente è una squadra che ha un po' meno ritmo, alcuni di più, altri di meno, però anche Caliberda che ha giocato un po' di più, Clement ultimamente stava giocando un po' meno, Caliberda veniva da un periodo di stop, insomma c'era chiaramente da dare priorità al periodo intenso e quindi cercare anche di far ruotare un po' i giocatori, non solo per dare campo a chi gioca un po' meno, ma anche per cercare anche di risparmiare qualche energia se era possibile. Dal secondo set in poi hai iniziato a pensare subito a gara 2 della semifinale? No, fino a che non è finita, nella scelta sì chiaramente, nel senso in relazione al far riposare alcuni giocatori, Guantorena in particolare che era reduce da questo problema durante gara 1, Sokolov che sta gestendo alcune situazioni non complicate ma comunque da gestire e quindi quella situazione lì è diciamo che dipendeva da quello. Poi c'era anche il voler dare del campo a dei ragazzi che si allenano e si fanno un mazzo così tutti i giorni e che devono avere campo, perché io conto su di loro in qualsiasi momento, non come stasera magari dove non c'era più assoluto bisogno per il risultato, ma magari c'è bisogno sì per il risultato e devono avere anche un po' di campo. Il meglio della Lube nella rimonta del primo set, eccezionale. Sì, molto, molto voluta, molto cercata e quella è stata chiaramente una bella rimonta e molto importante per poi ottenere la qualificazione, che era la cosa più importante. Probabilmente la qualificazione l'avete conquistata con quella rimonta nel primo set. Sì, il primo set è stato incredibile perché eravamo tanti punti sotto, loro hanno giocato dall'inizio una ottima pallavolo, però la Lube che dimostra tutto l'anno di stare lì fino all'ultimo punto, dimostrato anche oggi, non avevamo mollato, abbiamo provato di fare un punto alla volta, siamo riusciti di fare il primo break, poi dopo abbiamo visto la nostra occasione, l'abbiamo presa e poi abbiamo sfruttato l'occasione di partire abbastanza bene nel secondo e praticamente nella prima parte del secondo set abbiamo conquistato la qualificazione.